Ragazzi, video molto veloce prima di Venezia-Juventus, ma che diventerà universale, perché qui stiamo parlando di argomenti che devono rimanere, eh? Sono cose che devono restare sempre qui in evidenza. Questo è un video per tutti i tifosi juventini. Ragazzi, riuniamoci, perché tante volte, e l'ho detto anche in settimana, ci sono delle fazioni tra i tifosi, dimenticandoci che tifiamo tutti la Juventus e dobbiamo sostenere sempre la Juventus, più delle nostre idee. Perché tifiamo la stessa squadra. Quindi oggi tiferemo la Juventus contro il Venezia, ma non potevo, mi dispiace, non potevo assolutamente evitare di fare questo video. C'è OneFootball da scaricare qui sotto in descrizione, ragazzi, fatelo immediatamente, perché potrete andare a leggere notizie di questo tipo. Io stamattina ho acceso OneFootball aprendola e mi sono ritrovato davanti la notizia del giorno, quella inerente al caso Suarez, che però non è stata così condivisa sugli organi di informazione e proprio non mi spiego il motivo. Andiamo a leggere quello che c'è scritto su OneFootball. Caso Suarez arrivato alle battute finali. Il calciatore era stato aiutato, il test era stato falsato, gli inquirenti avevano aperto le indagini per capire se c'erano responsabilità tra l'indagine tra l'Università di Perugia e i dirigenti bianconeri. Le indagini sembrano aver portato a una conclusione e la società non è quindi stata chiamata in causa. Ma come? Ma come? Ma no, ma questa cosa è incredibile. Questa cosa è assurda, ragazzi, ma chi... Cioè, perché? Perché vi dico che è assurda? Perché ci hanno fatto una testa tanta. Ci hanno fatto una testa tanta che ci hanno chiesto la retrocessione in Serie B, la restituzione degli scudetti, la penalizzazione in campionato, di tutto e di più. Erano intervenuti tutti, prime pagine di giornali, fiumi di inchiostro, tantissimi click, tantissimi titoli e alla fine niente, la Juventus probabilmente non è colpevole, però oggi se ne parla, sì, perché su OneFootball appunto avrete visto la notizia. Ma io non vedo tutto questo risalto mediatico come all'epoca del clamoroso, la Juventus, sempre loro, incredibile, sempre loro. Gravina se ne esce dicendo, oh ragazzi, ad oggi è così, se poi succederà qualcosa più avanti, se salterà fuori altre prove, se si riuscirà a trovare la colpevolezza della Juventus, allora poi sì. Però ad oggi, sai, ad oggi non è chiaro, ad oggi sembra che non siano stati loro, quindi va bene, dai, per il momento innocenti. Cosa vi ricorda questa cosa? Ditemi, cosa vi ricorda questa cosa? Perché in questo momento siamo in piena indagine, sempre con la Guardia di Finanza, sempre con i titoloni, sempre con gli altri, gli organi che vengono a chiedere la retrocessione, gli scudetti, le multe, le penalizzazioni. Se anche lì si risolverà in un nulla di fatto, come alla fine la carta Ronaldo, vabbè non l'abbiamo trovata, però i titoloni in prima pagina, attenzione la carta Ronaldo! Vabbè non l'abbiamo trovata, non la cerchiamo più, sottovoce però lo diciamo, quello lo diciamo sottovoce. Perché? Perché? Ditemi perché. E ne aggiungo un'altra. Ne aggiungo un'altra. E metto il carico. Davvero metto il carico, perché queste cose mi danno fastidio. Vi metto qui la clip del video che avevo fatto per annunciarvi il caso Suarez, l'apertura dell'indagine legata a Suarez. Guardatevela, perché lo sapete bene, a me non piace parlare di queste cose. Preferisco parlare di calcio e sono più concentrato sulla partita col Venezia. Quello è il mio focus principale. Ma ci sono delle volte che veramente non ce la faccio e mi dà fastidio. Questo è quello che vi avevo detto, senza mai più riaprire nulla, senza più citarvela mai nessuna cosa. Eccolo qua. Questo è il comunicato stampa rilasciato dalla Procura, dalla Guardia di Finanza, nel quale si evidenzia che Luis Suarez è da febbraio 2020, che probabilmente ha iniziato questo percorso di iter per ottenere la cittadinanza italiana, ed è da febbraio 2020 che la Guardia di Finanza indaga su questa cosa, quindi sicuramente una cosa antecedente la trattativa con la Juve. Io vi dico subito quello che penso. Credo che tutto ciò sia gravissimo. Io voglio sperare che la Juventus non sia coinvolta in questo, perché le intercettazioni dicono ti pare che lo bocciamo, che ha uno stipendio da 10 milioni, ma non si parla di Juventus, questo è un dato di comune conoscenza da parte di tutti. Si sapeva che la Juventus avrebbe offerto a Suarez 10 milioni di euro. Tra l'altro quello stesso giorno in cui Suarez si presenta a Torino, la Juve va categoricamente su Edin Dzeko, cambia completamente la trattativa e annuncia il giorno dopo che non c'è spazio per Suarez all'interno della Juventus. Lo dice lo stesso Andrea Pirlo in conferenza stampa pre-Juventus-Sampdoria. E tra l'altro pochi minuti prima della gara lo stesso Paratici rincara la dose e dice no,
Suarez non sarà l'attaccante della Juventus. Dovesse davvero essere presente la Juventus all'interno di questa trattativa, sarebbe gravissimo e dovrebbe pagare, dovrebbe ovviamente pagare, perché questa è una situazione gravissima. Ed è incredibile la conclusione alla quale ero arrivato a pochissimi minuti, a pochissime ore dall'apertura dell'indagine, è la stessa che poi ha concluso l'indagine. Per il momento è impossibile dire che la Juventus è colpevole o innocente, vediamo cosa succederà, se salterà fuori qualcosa che andrà ad evidenziare la colpevolezza della Juventus è giusto che paghi. Dopo un anno e mezzo, questa è la conclusione. La Juventus è innocente, se verrà poi fuori qualcos'altro è giusto colpevolizzarla. Però si erano già fatti i processi, però c'era già il grado di colpevolezza, perché quando la notizia esce sui giornali, eccola qua. Che cosa impariamo da questa cosa? Davvero, perché poi mi incazzo, poi mi girano le balle, poi mi girano. Che cosa impariamo? Che la Juventus e i dirigenti della Juventus sono perennemente sotto intercettazione telefonica. Perché erano saltate fuori intercettazioni telefoniche col caso Suarez, sono saltate fuori le intercettazioni telefoniche con le plusvalenze della carta a Ronaldo, quindi loro vivono perennemente sotto intercettazione telefonica. Perché? Bah, perché sì. Perché metti che viene fuori qualcosa, possiamo riempire le prime pagine dei giornali. Ed è per quello che non vi parlo di queste cose. Non voglio contribuire ad alimentare questa cosa. Vi faccio l'accenno perfetto e poi lasciamo alla magistratura, lasciamo alla legge. Perché continuare a buttare in prima pagina queste cose senza avere prove è essere complici. Ragazzi, basta, veramente basta continuare a accusare la Juventus solo perché fa notizia. Perché poi, adesso io ve la metto lì perché ci sono delle ripercussioni pesanti anche lato sportivo e ve le dico subito. Oltre al fatto che la Juventus vive intercettata, impariamo che Paratici è stato, non dico assicurato solo per quello, ma probabilmente anche per quello. Perché aveva fatto un errore grave, non aveva considerato McKennie e Arthur come tesserati extracomunitari e che quindi potesse anche tesserare Suarez, il che non sapeva avesse un altro passaporto, non avesse il passaporto italiano. Questo è grave e probabilmente Paratici l'ha pagata a caro prezzo andandosene dalla Juve senza essere rinnovato dalla Juventus alla scadenza del contratto dopo 10 anni di lavoro alla Juve. Quindi questo lo possiamo imparare, certo. Però è anche vero che poi la Juventus ha dovuto fare di necessità virtù e questa cosa gli ha impedito di andare avanti nel tesserare Suarez, perché Suarez comunque aveva ottenuto il passaporto italiano, sarebbe stato un ipotetico, probabile, potenziale trasferimento per la Juventus. Io me la ricordo la conferenza stampa di Pirlo dove va ai microfoni e dice Suarez non sarà l'attaccante della Juventus e mi ricordo di aver pensato cosa? Dopo avermelo confermato, aver visto Suarez a Perugia, Suarez che prende il passaporto, Suarez non sarà attaccante della Juventus. Perché? Per questo. Perché c'era un'indagine aperta che si è risolta con l'assunzione di innocenza da parte della Juventus, eppure era già passata per colpevole e non si voleva andare a complicare una situazione che sarebbe poi potuta sfociare in qualcosa. Ma la Juventus, Suarez, in quel momento col passaporto lo poteva tesserare. Danno per la Juventus a livello di campo e tuttora, tutt'oggi siamo senza un vero e proprio numero 9 perché Suarez andava a riempire quella casella bomber che ci manca da anni. Quindi questa cosa sui giornali ha influito negativamente sul campo per la Juventus, perché immaginatevela la Juventus di oggi con Suarez, immaginatevela con un centravanti, che è quello che stiamo cercando. Lo scorso Suarez ha vinto il campionato là, dato a Madrid, dove ha liberato il posto per Morata, e ha vinto il campionato. Quindi tutto poteva cambiare ancora una volta il destino della Juventus, come con Lukaku. Proprio ieri Pastorello ce l'ha detto, aveva già parlato con Sarri, aveva già parlato con Ronaldo, poi Dybala e Mandzukic alla United, Mandzukic c'era anche a posto, Dybala non ha trovato l'accordo, è saltato, ma questo lo sapevamo già, ora abbiamo l'ufficializzato al 100%. Quest'anno, con il discorso di Prisma, adesso siamo qua che non sappiamo se Dybala potrà rinnovare il contratto. Poi adesso proiettiamoci tra un anno e mezzo, proviamo a proiettarci tra un anno e mezzo, quando magari dopo tutto questo casino le prime pagine la Juventus verrà utilizzata, verrà ufficializzata come innocente, però magari nel frattempo Dybala non avrà potuto rinnovare il contratto per via anche e soprattutto di queste voci che vanno a minare la serietà della Juventus, e quindi Dybala va via. Però dopo la Juventus è innocente, però ha perso Dybala, come adesso la Juventus è innocente ma non c'ha Suarez. Meditate su queste cose, ragazzi. Meditate su queste cose, perché quando vi dicono ladri, mafiosi, a me dà fastidio. Siamo nel 2021, quasi 2022,
stiamo parlando di discriminazioni, siamo sempre qua che lottiamo contro le discriminazioni. Ma sinceramente, a sentirmi dire ladro e mafioso perché tifo una squadra di calcio, mi girano i coglioni. Mi girano i coglioni e mi danno per colpevole a me, quando non c'entro niente, per colpevoli a loro, dirigenza, quando non c'entrano niente, anche per cose che subito l'opinione pubblica ci va a condannare, siamo colpevoli prima del processo, quando poi viene chiuso tutto e siamo innocenti non se ne parla. Vergognosa questa situazione, eh? Mi girano i coglioni, eh? Mi girano veramente i coglioni. È per questo che non parlo di queste cose. Ne parlo poi quando ci sono tutte le carte in tavola. Ho fatto un accenno all'inizio dicendo bisogna aspettare, vediamo cosa succede. Lo faccio adesso che la Juventus è innocente. Però la Juventus era già colpevole e doveva andare in Serie B, doveva avere la revoca degli scudetti, doveva avere dei punti di penalizzazione, perché il processo era stato fatto dall'opinione pubblica. Non funziona così, eh? Ve lo giuro, non funziona così.